In questo tutorial vedremo come installare Redmine tramite Docker. Innanzitutto cominciamo col dire che cos'è Redmine. Redmine è un progetto open source scritto in Ruby on Rails che permette di monitorare tramite appunto un applicativo web lo sviluppo e la gestione dei vari progetti. Quindi potete assegnare task alle persone coinvolte nello sviluppo del progetto. Potete creare documentazione relativa al progetto e molto altro. Quindi, come prima cosa, cominciamo con il creare un database, in questo caso MySQL, ma potremmo usare anche Postgre. Docker run meno meno name, lo chiamiamo redmine meno MySQL. Ora creiamo la password dell'utente root meno e spazio MySQL meno password underscore root. No, scusate. MySQL underscore root underscore password uguale e mettiamo la password che vogliamo per il nostro database MySQL, in questo caso password 123. Poi andiamo a costituire il nome del database, quindi MySQL database uguale e lo chiamiamo redmine, quindi redmine, e ora gli diciamo quale versione MySQL vogliamo, quale immagine per il container MySQL vogliamo, quindi MySQL 2 punti versione 0.5 versione 5.7, e dovremmo avere tutto. No, perché dobbiamo aggiungere un meno d prima di MySQL 2.5.7. Con questo invece dovremmo avere tutto, e invece no, perché qua abbiamo dimenticato una R a password. Quindi docker run meno meno name redmine meno MySQL spazio meno e spazio MySQL underscore root underscore password uguale. Gli passiamo la nostra password, meno e qua gli passiamo il nome del database, MySQL underscore database uguale redmine, meno d, e poi l'immagine del MySQL che vogliamo usare, quindi MySQL 2 punti versione 5.7. Vediamo. Docker ps. Ok. Quindi ora possiamo andare invece a lanciare il nostro container, Redmine. Ok, quindi andiamo a creare il nostro container Redmine, docker run meno meno name, lo chiamiamo il container demo meno redmine. Spazio, andiamo a creare un volume sul nostro computer. Nel mio caso lo vado a mettere nella cartella temporanea perché è solamente un progetto demo, quindi non ho esigenze poi di mantenerlo. Redmine meno demo slash datadir. Poi 2 punti e dopo i 2 punti invece andiamo a mettere il percorso interno al Docker, quindi usr slash src slash redmine slash files. Vediamo se è tutto corretto. Sì, ora andiamo a linkare il database MySQL.
quindi meno meno link, abbiamo chiamato il nostro database readMine meno MySQL, due punti MySQL, andiamo ad esporre una porta per accedervi, quindi porta 3000, che deve puntare alla porta 3000 interna al container. E poi mettiamo l'immagine che vogliamo scaricare, ovvero quella di RedMine. Io l'ho già scaricata, quindi la cosa dovrebbe andare abbastanza veloce. Se voi non l'avete mai fatto, dovrete attendere un attimo che finisca di scaricarvela. Ma vediamo quello che succede. Ah, ok, ci siamo dimenticati di mettere il meno D, quindi dopo la P3000, 2.3000, prima di RedMine mettiamo meno D RedMine. Ok, lui aveva già creato il container, quindi dobbiamo andare a cancellare il container che abbiamo creato prima, quindi docker rm meno F demo RedMine. Adesso rilanciamo il nostro comando e dovrebbe averlo creato. Docker ps, colleghiamoci all'indirizzo 0.0.0.0.0.2.3000 e dovremmo avere il nostro RedMine funzionante. Esattamente.